Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come configurare l'USD nel Flight Controller KISS iFlight. La prima volta che utilizziamo il Flight Controller dobbiamo installare il firmware dell'USD. In descrizione vi lascio il link per scaricarlo. Ci servirà anche la scheda che viene fornita in dotazione e il cavo JST a 5 fili. Per eseguire questa operazione dobbiamo rimuovere il jumper del boot. Sistemiamo la scheda in questo modo e colleghiamo il cavo USB. Apriamo il link che troviamo in descrizione e scarichiamo il file chiamato KISS OSD. Estraiamo l'archivio zip e avviamo l'utility XLoader. Prima di tutto assicuriamoci che il device sia selezionato a ATmega 328. Ora scegliamo l'exFile ed iniziamo con KISS OSD config. Scegliamo la porta COM e in baud rate lasciamo 57600. Clicchiamo Upload. Questo primo exFile serve per configurare l'USD. Infatti tutte le configurazioni dell'USD, come la scelta dei valori da visualizzare e la loro posizione, vanno fatte direttamente dall'USD stesso. Una volta avviato il Flight Controller abbiamo accesso alla configurazione dell'USD. La prima cosa da fare è l'aggiornamento dei font. Di default l'USD si presenta a ricco di icone e valori, ma potrebbe essere un po' confusionario. Vediamo di sistemare il display lasciando quello che ci interessa. Andiamo su Display e su Reduce Items selezioniamo Fixed. In questo modo possiamo scegliere quali dati visualizzare a schermo. Dopo configuriamo l'RSSI e scegliamo l'AUX dove abbiamo impostato l'RSSI sulla radio. Vi ricordo che l'AUX 1 corrisponde al canale 5, l'AUX 2 al canale 6, l'AUX 3 al canale 7 e l'AUX 4 al canale 8. Settiamo Min PPM a 1000 e Max PPM a 2000. In Icons scegliamo le icone da visualizzare. Personalmente preferisco avere tutto off e visualizzare i valori numerici perché sono più comprensibili. In CallSign possiamo mettere il nostro nickname, in modo da far riconoscere il nostro quad agli spettatori. In Set Item scegliamo quali valori visualizzare a schermo. I dati che mi interessa visualizzare sono la firma, la tensione della batteria e il segnale RSSI. In Move Item possiamo spostare i valori dove preferiamo. Quando abbiamo finito, salviamo. Dopo aver configurato l'USD, carichiamo il file ex-KISS-OSD in modo da poter usare il nostro quad. Se in un secondo tempo vogliamo fare altre modifiche, dobbiamo caricare di nuovo il file ex-configurazione. Questo era il mio tutorial su come configurare l'USD nel Flight Controller KISS iFlight. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.